Ancora distanze nel governo sull'emergenza rifiuti e sull'utilizzo dei termovalorizzatori, anche se Salvini si dice fiducioso di trovare un'intesa con Di Maio. Il premier Conte, con mezzo governo, sarà oggi a Caserta per lanciare un piano d'azione contro i roghi tossici. Lo Stato c'è e non faremo sconti, dichiara il Presidente del Consiglio. È la settimana decisiva per i rapporti tra Italia e Unione Europea sulla legge di bilancio. Il ministro dell'Economia, Tria, sarà a Bruxelles oggi per l'Eurogruppo, dove i ministri delle finanze dell'Eurozona bocciano la nostra manovra in deficit. Sul fronte del PD, Marco Minniti scioglie le riserve e annuncia la sua discesa in campo per la segreteria del partito. Il consiglio di amministrazione di TIM ha nominato Luigi Gubitosi nuovo amministratore delegato e direttore generale del gruppo telefonico. Non c'è stata unanimità contro di lui, infatti hanno votato i consiglieri del gruppo Vivendi francesi, pronti a un'azione legale per vizi di procedura. Gubitosi ora dovrà lasciare l'incarico di commissario straordinario dell'Alitalia. Francia bloccata anche ieri dalla protesta dei gilet gialli contro il caro benzina. Nel fine settimana quasi 300.000 persone hanno partecipato ai blocchi stradali in tutto il paese. Il governo però non cede e annuncia che non ci sarà nessun cambio di rotta. Resta quindi in piedi la carbon tax, che entrerà in vigore il 1° gennaio. La protesta ha fatto crollare la popolarità di Macron, mai così in basso. Sette e 31, buongiorno, benvenuti a questa prima edizione del telegiornale. Allora, oggi è un giorno importante per il governo, che sarà con almeno, diciamo, metà dei suoi componenti, a partire dal Presidente del Consiglio Conte e dai suoi due vice Salvini e Di Maio, a Caserta, in Campania, per discutere del tema più divisivo degli ultimi giorni, la questione rifiuti, quella che ha visto contrapposti appunto i due vice premier con idee diversissime. Salvini vuole nuovi termovalorizzatori, nuovi inceneritori in Campania, uno per provincia. Contrarissimo è Di Maio e c'è un piano del governo. Contro i roghi dolosi dei rifiuti in Campania sarà chiamato l'esercito. È una delle misure previste nel piano che il governo metterà a punto oggi pomeriggio in un vertice straordinario in prefettura a Caserta, in cui saranno presenti il presidente del Consiglio Conte e i due vice premier Salvini e Di Maio. Un piano per contrastare i roghi tossici di rifiuti, incendi appiccati da mani criminali nella cosiddetta Terra dei Fuochi in Campania. Fra le misure previste, una cabina di regia a Palazzo Chigi per coordinare gli interventi delle amministrazioni locali e l'impiego di una task force formata da polizia, carabinieri, militari dell'esercito che andranno a presidiare i siti di stoccaggio. Guerra a mala gestione, traffici illeciti. Lo Stato c'è e non faremo sconti, ha scritto su Facebook il presidente del Consiglio Conte, ma la questione rifiuti porta con sé una scia di contrasti e divisioni all'interno dell'esecutivo. Sull'impiego di inceneritori e termovalorizzatori è spaccatura tra la Lega e i 5 Stelle, che non ne vogliono sentire parlare. Ma il ministro dell'Interno Salvini si dice fiducioso e ottimista. Con Di Maio troveremo un'intesa. Eh sì, ma intanto il Movimento 5 Stelle rilancia. Gianluigi Paragone, parlamentare appunto pentastellato, ha lanciato un'idea che è anche una provocazione: non solo non aprire nuovi impianti in Campania, nuovi termovalorizzatori, ma, dice Paragone, bisognerebbe chiudere anche quelli che ci sono in Lombardia, cioè la regione da dove arriva Salvini e dove la Lega ha avuto la sua culla. Poi ci sono i temi dell'economia. Oggi il nostro ministro Tria sarà a Bruxelles, c'è una riunione straordinaria dell'Eurogruppo in una settimana molto importante, perché la Commissione europea dovrebbe, con ogni probabilità, deciderà la procedura di infrazione ai nostri danni per la manovra di bilancio in deficit.
Unione bancaria, riforma del meccanismo europeo di stabilità e nuovo bilancio unico dell'area euro. Ufficialmente sono questi i temi all'ordine del giorno dell'Eurogruppo straordinario convocato a Bruxelles, ma è difficile pensare che alla riunione o a margine dell'incontro non si parli del caso Italia. La settimana si annuncia infatti decisiva per i rapporti tra Roma e Bruxelles, ma anche tra Roma e gli altri paesi dell'area euro, dimostratisi finora tutt'altro che comprensivi rispetto alle scelte di bilancio italiane. Mercoledì 21 potrebbe infatti già essere il giorno della verità. La Commissione pubblicherà, come previsto, il suo parere sulla manovra giallo-verde, ma non si esclude che possa anche richiedere da subito l'apertura di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per mancato rispetto della regola del debito. Il Governo giocherà comunque fino all'ultima carta a sua disposizione per cercare di convincere l'Europa della fondatezza delle sue scelte. Il Ministro dell'Economia, Giovanni Tria, lo farà nella riunione di oggi con gli altri protagonisti europei. Probabilmente lo farà anche il Premier Giuseppe Conte, che punta ad avere un colloquio diretto con il Presidente della Commissione Juncker, nonostante un appuntamento non sia stato ancora ufficialmente fissato. Quello che stiamo facendo lo stiamo facendo per gli italiani, quindi io sono convinto che l'Unione ci permetterà di fare quello che è un bene per gli italiani, ha chiarito Matteo Salvini, sposando in questo caso la linea dimostrata anche dall'altro vicepresidente del Consiglio. Di Maio infatti ha auspicato un dialogo con l'Europa, non rinnegando la possibilità di clausole di salvaguardia e di maggiori tagli di spesa per mantenere il deficit entro il tetto. Compatti sui conti e l'Europa, ma divisi su molti altri temi, dai rifiuti ai presunti favori a Berlusconi, dalle alleanze ai condom gratuiti per gli immigrati, che la Lega ha bocciato e a cui i 5 Stelle hanno rinunciato. Nelle opposizioni il fatto nuovo arriva dal PD e riguarda una nuova candidatura alla guida del partito, nuova ma molto annunciata, è quella dell'ex ministro dell'Interno, Marco Minniti. Non sono l'uomo di Matteo Renzi. Si presenta così Marco Minniti, l'ex ministro di carattere, durante la sua prima uscita pubblica da candidata alla segreteria del Partito Democratico e assicura anzi autonomia politica. Rivela una piccola resistenza della mia famiglia all'idea di candidarmi, dice, e alla domanda si chiamerà ancora PD, risponde: sono un esperto mondiale di cambiamenti di nome, ma ora il nome conta davvero poco. La sua missione è quella di una rivoluzione copernicana che la sinistra in verità ha spesso evocato con scarso successo, anche se spera che qualcuno tra quelli in corsa arrivi al 51%, altrimenti, dice, sarà chiaro che il PD è una confederazione di correnti. A sostenerlo ci sono le firme di oltre 500 sindaci perché, ribadisce, io non sono espressione di una corrente, anche se è sostenuto pure dai big del Giglio Magico, Renzi in testa, che giura non sarà protagonista della fase congressuale, e dall'ex ministro Carlo Calenda, che in un tweet ha descritto Minniti come persona di livello. La rosa dei candidati alla segreteria è nutrita. Accanto a Minniti ci saranno il governatore del Lazio Zingaretti, sostenuto dall'ex premier Gentiloni, Francesco Boccia, Matteo Richetti, Cesare Damiano e il giovane Dario Corallo, protagonista di una polemica con il virologo Roberto Burioni. All'appello manca ancora, ma si dice sia questione di ore, Maurizio Martina, segretario uscente, e sostenuto da Del Rio Orfini, che non ha ancora ufficializzato la sua candidatura. La notizia economica più importante riguarda il nuovo amministratore delegato di TIM, Luigi Gubitosi, che in questo momento guida l'Italia, che è stato eletto da un tempestoso consiglio di amministrazione, dove c'è stata la netta spaccatura fra i rappresentanti di Elliott e quelli di Vivendi, che ora minacciano azioni legali. Gubitosi è a favore della rete unica. La nomina di Luigi Gubitosi arriva al termine di un CDA molto teso e per la prima volta nella storia dell'azienda senza l'unanimità. È lui, ex Wind, ex Rai e da ieri anche ex Alitalia, il nuovo amministratore delegato e direttore generale di TIM. Lo hanno votato i consiglieri del fondo americano Elliott, gli stessi che pochi giorni fa hanno sfiduciato l'ormai ex AD Amos Genish, fatto fuori nonostante la forte contrarietà dei francesi di Vivendi, azionisti di maggioranza ma senza più il controllo del CDA.
È un capitolo triste per la storia di Tim, sono state le parole di Genish lasciando ieri sera il board a Roma. Non è escluso che Vivendi possa impugnare la delibera anche alla luce di alcuni pareri legali contrastanti che avrebbero messo in dubbio la compatibilità di Gubitosi, il quale già a partire da oggi dovrà prendere in mano la delicata partita con il governo sulla possibile cessione del controllo della rete in una fusione con Open Fiber. Tim ha una grande storia, un capitale umano da valorizzare per vincere la sfida del mercato, incrementare la generazione di cash flow e per ridurre il debito ed esaminare con attenzione e velocità il progetto per la costituzione di una rete unica, ha dichiarato Gubitosi lasciando ieri sera il CDA. Non a caso i 5 Stelle hanno messo a punto un emendamento al prossimo decreto fiscale che favorisce la creazione di una società unica fra Tim e Open Fiber sotto il controllo di Cassa Depositi e Prestiti e dunque dello Stato, accelerando così la creazione di una società per la rete di fibra ottica, una priorità per Luigi Di Maio che non si è sbilanciato però sull'ipotesi di una proprietà pubblica, a favore della quale si è espresso ieri abbastanza chiaramente invece Salvini. Alla cessione della rete è fortemente contraria Vivendi, che accusa Elliott di voler fare soldi attraverso uno spezzatino. I francesi hanno la possibilità di convocare un'assemblea per provare a riprendere il controllo del CDA. Insomma, la partita è ancora aperta e Gubitosi dovrà mostrare le sue carte. Manca meno di un mese al Consiglio europeo di metà dicembre. Macron e Merkel, gli azionisti forti dell'Europa, rilanciano un'iniziativa perché l'Unione non vada alla deriva. Ieri Macron era a Berlino. Un mese scarso per presentare le riforme necessarie e indispensabili per portare l'Unione Europea fuori dal peggiore momento della sua storia. Da Berlino, Emmanuel Macron e Angela Merkel annunciano la controffensiva europeista. Al vertice dell'Unione del 13 e 14 dicembre, Francia e Germania vogliono arrivare con una voce sola e un pacchetto di proposte sui temi più caldi, dal confronto con i problemi nuovi creati dal mondo digitale, a ricerca, sviluppo, migrazione, la difesa comune, la nascita di un esercito europeo e soprattutto un fondo comune dell'Eurozona per garantire stabilità finanziaria e risolvere gli squilibri tra i diversi Paesi membri. Alle elezioni europee mancano soltanto 6 mesi, ha detto Merkel. Il confronto su tutto deve essere serrato. È il momento, insomma, di produrre risultati concreti e in fretta. Rafforzare l'Europa oggi vuol dire creare più investimenti e più vicinanza ai cittadini, ha ribadito il presidente francese nel suo discorso di ieri al Bundestag. L'asse franco-tedesco punta a rinsaldare il patto di Meseberg per il rinnovamento delle istituzioni di Bruxelles, ma mai come oggi le premesse di un'Unione salda e coesa sono in difficoltà. La popolarità del presidente francese è al minimo col 25% dei consensi. In Germania la parabola politica di Angela Merkel è ormai orientata verso il declino. Dopo l'approvazione degli ambasciatori dei 27 dell'accordo sulla Brexit, il governo di Londra è in crisi profonda. La premier inglese Theresa May rifiuta di dimettersi e il leader dell'opposizione laburista Corbyn esclude l'opzione di un nuovo referendum nell'immediato. Ma al di là delle questioni politiche, l'Unione deve continuare a lavorare sui problemi concreti e al vertice di metà dicembre, al centro del dibattito, ci sarà uno dei temi più controversi del momento, quello cioè di una tassa digitale per le grandi aziende globali. Avete sentito, Macron è ai minimi di popolarità in Francia, questo anche per la protesta che è andata avanti anche nella giornata di ieri dei cosiddetti gilet gialli, quelli che sono scesi in piazza già sabato contro il caro carburanti, soprattutto quello diesel. Il governo del presidente Macron tira dritto nonostante la protesta dei gilet gialli contro il caro benzina e che per 48 ore ha infiammato la Francia. L'esecutivo ha confermato l'entrata in vigore della tassa sul carburante dal 1 gennaio è destinata a ridurre gli effetti del cambiamento, dicono fonti del governo francese. Bisogna uscire dalla trappola delle auto, del petrolio e del diesel, rinfocola il ministro dell'ecologia François de Rugy al quotidiano Le Parisien. I blocchi stradali dei gilet gialli sono continuati anche ieri, a metà giornata secondo i dati del Ministero degli Interni francese erano circa 150.
prese di mira le autostrade, non solo quelle che portano al centro di Parigi, problemi anche in uscita dalla capitale e che portano verso il Belgio. La mobilitazione è ancora forte nelle regioni del nord, le immagini sono quelle dei dimostranti che hanno occupato i caselli autostradali lasciando passare gratuitamente le auto. Non solo la viabilità, ieri mattina la protesta è arrivata anche davanti ai varchi d'ingresso dei parcheggi a Disneyland Paris, tra lo stupore dei visitatori e dei bambini. 7 su 9 erano bloccati, molte le persone che sono potute entrare gratuitamente senza pagare i classici 30 euro. Intanto il bilancio delle proteste è in continua evoluzione, l'ultima stima parla di oltre 400 feriti, di cui 14 gravi, una donna è morta sabato nella Savoia ed è stata incriminata, la donna al volante della macchina che ha investito la dimostrante. Intanto secondo i sondaggi è scesa di ancora il 25% la popolarità del presidente Macron. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu, andiamo quindi in Medio Oriente, ha annunciato di aver assunto lui stessa la responsabilità del Ministero della Difesa, dopo le dimissioni del ministro Lieberman che lo occupava perché contrario all'idea di una tregua con Hamas. Netanyahu così prova a rilanciare la sfida ammonendo i suoi alleati di maggioranza che in un momento tanto complesso per la sicurezza di Israele non si può restare senza un esecutivo e ha definito irresponsabile la richiesta di elezioni anticipate dopo le dimissioni di Lieberman e l'addio del suo partito che conta 5 deputati, la coalizione di Netanyahu è rimasta con un solo voto di maggioranza in Parlamento. Siamo allo sport. Detto che per il calcio la notizia riguarda il passaggio di uno dei dirigenti più famosi, Marotta, ex Juventus, probabilmente all'Inter. È in corso una trattativa, Marotta è in Cina trattando con la proprietà appunto della società nerazzurra. Il protagonista di queste ore è Francesco Molinari, che è un golfista, uno sport che all'Italia ha dato già in passato tante soddisfazioni, ma per Molinari c'è un primato, è il migliore in Europa. Come lui, nessuno in Europa. Francesco Molinari ha completato il suo fantastico 2018 diventando il miglior golfista del vecchio continente, primo italiano nella storia a centrare l'impresa. Negli Emirati Arabi, il torinese, che ha compiuto 37 anni lo scorso 8 novembre, ha vinto il circuito Race to Dubai, strappando il titolo al britannico Tommy Fleetwood. Per battere l'amico rivale, gli è bastato il 26esimo posto nella prova conclusiva dell'European Tour, un piazzamento che ha spinto chicco al comando della classifica generale. Per l'azzurro è stata una stagione incredibile, partita nel peggiore dei modi e approdata poi a traguardi da sogno. Il suo primo major nell'Open Championship è la storica Ryder Cup, tornata nelle mani dell'Europa proprio grazie a Molinari, capace di battere 4 volte l'ex numero 1 al mondo Tiger Woods. Adesso il nuovo trionfo, impreziosito dal bottino di $1.250.000. 3 successi di prestigio in poco meno di 12 mesi, come l'Inter del triplete nel 2010, ha scherzato Molinari, da sempre tifoso nerazzurro, in contrapposizione al fratello maggiore Dodo, anche lui golfista ma di fede juventina. Lavoro e sacrificio, chicco è l'esempio che campioni non si nasce ma si può diventare. Il gioco corto era il suo punto debole e lo ha trasformato nella chiave delle tante vittorie. Prossimo passo, la leadership mondiale, prima dei giochi di Tokyo 2020 e della Ryder Cup italiana del 2022. Francesco Molinari non vuole più fermarsi. E poi il motociclismo chiude la stagione della MotoGP a Valencia. Il campione è Marquez, ma l'ultimo sigillo lo mette un italiano, Dovizioso. Non facciamoci impressionare dalla spettacolare caduta di ieri. Fra i protagonisti dell'atto inaugurale della nuova stagione non potrà mancare Marc Marquez, pronto a stupirci ancora una volta dopo gli equilibrismi dell'ultimo fine settimana. Intenderà fin da subito segnare il territorio adesso che alla Honda, al posto del gentleman Pedrosa, arriva un predatore naturale come Lorenzo. Nel box Ducati, con ancora l'odore dello spumante spruzzato da Dovizioso dopo il 4º successo stagionale, farà il suo ingresso Danilo Petrucci, con la voglia di vedere l'effetto che fa dopo una carriera iniziata dalla gavetta. E se ci sarà un po' di pioggia, certo non gli dispiacerà.
Il Dovi, da parte sua, tenterà di fare quel passo in avanti che auspica con tutto il cuore, dopo due mondiali terminati in seconda posizione. Spostandoci nel garage Yamaha, il lavoro da portare avanti in vista del 2019 riguarderà soprattutto il motore, anello debole, di una moto che soltanto nel finale di stagione ha mostrato segni di risveglio. Un risveglio che ieri avrebbe potuto addirittura concretizzarsi con un clamoroso risultato di Rossi, autore di una rimonta delle sue per poi cadere nel finale di gara. Il futuro dell'Italmoto passerà anche da Andrea Iannone, che ricomincia dall'Aprilia per ritrovare la gioia di andare in moto, quella che spesso gli è mancata in sella alla Suzuki. Domani i primi responsi, che andranno poi passati al setaccio nelle sessioni di fine mese, di nuovo a Valencia e poi a Kers della Frontera. Febbraio sarà il mese di Malesia e Qatar, dove il mondiale prenderà il via il 10 marzo. Allora, fra poco c'è Paolo Sottocorona con le previsioni meteorologiche. Subito dopo c'è Omnibus. Gli ospiti di Alessandra Sardoni di oggi sono Lorenzo Binismaghi, Chiara Geloni, Marco Gervasoni, Francesco Specchia e Claudio Velardi. Prossima edizione del telegiornale, come sempre, alle 13.30, mentre noi ci vediamo domattina alle 7 con Omnibus News. Grazie, arrivederci e buon proseguimento di giornata.